In ebraico antico, David significa l'amato da Dio, il diletto, perché Yadad significa amare. In greco Dayed, in latino David, Davide. 178 partite in Serie A, 1890 punti, in nazionale a 21 anni, 18 presenze, 102 punti. Statistiche almanacchi tacciono, la grinta e la cocciutaggine, la voglia di arrivare e quella di migliorarsi. Tacciono, un'attitudine da trascinatore, i regali all'adrenalina per i propri tifosi. Tacciono, la capacità di creare un canestro dal nulla. E tacciono la forza di essere leader. Tutto questo è basket. Il calcio era il suo sport, il basket è arrivato dopo, mano a mano che aumentava la sua altezza. Anci, una guardia atipica, 1 o 2 centimetri sopra i 2 metri. Giri di valzer, finte, passo, tiro, sottomani, arcobaleni, eleganza. Non sono certo un fulmine per rapidità, sfrutto l'ampia falcata e sei tutto concretezza. Mestre, Caserta, Pistoia, Roma. Statistiche e almanacchi tacciono le apparizioni estive al Parco Albanese per noi della Bissuola. Ma tu sei Ancilotto, il celentano del parquet, un celentano aperto, spontaneo, solare, soprattutto modesto e con il gusto dell'estetica nelle movenze cestistiche. Esistono i giocatori, quelli più e quelli meno bravi. Atleti alti, grandi, grossi, soldi, pubblico e notorietà. E ragazzi spesso semplici e così poco discepoli dell'essere star a tutti i costi. Sono quelli che in campo ti trasmettono le emozioni della loro passione e del loro divertimento. Mestre, Caserta, Pistoia, Roma. Oggi noi qui stiamo con te, con Anci. Anci che urla di gioia e salta le transenne per cercare Gianni, con gli angoli delle labbra rigirate all'insù, mentre la folla grida, esulta, tutti lo guardano, le braccia si alzano, le dita lo indicano e le bocche si aprono a far uscire la gioia, la grinta e la gratitudine per tutti quei sì. Sì, una maglia gigante che copre una curva di gente che canta. Sì, una maglia sacra, ritirata. È pronta su un pennacolo di Roma. Anci, numero 4. Anci l'estroverso. Anci l'esuberante. Anci, l'amico. Perché Anci non resta solo nei titoli dei palazzetti, delle curve ultra o delle strade, ma vive nei gesti di chi continua a giocare a basket. Anci. È un sì.